il grande e unico Renato Zero. Ciao Renato, vieni qua con me, vieni. Grande Arenati, grandi Arenati. Arenati, eh? Certo. Siamo tutti arenati, ma ne usciremo. Parola di Zero, ne usciremo. Senti Renato, io vorrei prima di tutto salutare tutta questa gente. Professori d'orchestra, 61 elementi d'orchestra, 30 coristi, 7 attori e noi due. E noi due su questo grande palcoscenico. Maestro Renato Serio. Maestro, io vorrei darle la mano, ma è un po' difficile per me. È un grande scrittore e un grande direttore d'orchestra. Grazie, lo maestro. Bene. Lo conosco, abbiamo militato molto insieme. Lui mi ha insegnato molto e devo a lui anche questa passeggiata un pochino più altolocata e presentandomi con una partitura sinfonica. Ma questo tocca agli artisti, se vogliono crescere devono farlo, perché questo paese ha bisogno di esempi e noi dobbiamo dare dei buoni esempi. Beh, Renato, tu lo puoi dare, perché tra poco vieni qua sì, con me davanti. Perché hanno passato la cera prima e io sono andato lungo. Vabbè, però è andata bene. Sai, bisogna cadere per apprezzare poi l'equilibrio nuovamente, capito? Si cade, no? Questo lo insegniamo anche ai giovani che ogni tanto sbandano, perdono un pochino la direzione. Non vi preoccupate, ragazzi, perché tornare in piedi è bello, perché l'equilibrio è fondamentale se si vuole percorrere tutta la vita in serenità. E io so che ci sarà tanta gente che tornerà a vederti, perché tra poco parte la tua tournée. Partiamo con questo grande, direi carrozzone a questo punto, con tutti questi professori d'orchestra che abbiamo visto, con gli attori giovani, con dei figuranti. Parte dal primo luglio, se non erro, parte vero? Parte dal primo luglio. Avrò anche Dio, perché per l'occasione c'è anche lui, non ha voluto un euro. E poi abbiamo la morte e la vita, abbiamo Adamo ed Eva scellerati che ancora cercano un'identità, poi abbiamo l'odio, l'amore e il tempo. Vedrete e scoprirete che questi soggetti, queste entità sono tutt'altro che peccaminose, hanno dei valori anche loro e ci sono molto utili per vivere meglio e per scoprire meglio chi siamo. Allora io vorrei ricordare che sarai il primo di luglio a Roma, il primo e il 2 di settembre qui all'Arena, che ormai è casa tua, la conosci benissimo. Gli ho dato 3 malleoli, mica uno. Quindi si conosce molto bene questo palco e finirai a Taormina. Finirò a Taormina per poi in qualche modo vedere se il vostro gradimento sarà tale. Proseguiremo, perché ci sto prendendo gusto, perché in fondo questa musica cosiddetta colta ci fa molto bene all'anima. Allora Renato, io c'ho qui due, in realtà hai 3 premi, però io te ne consegno 2. Sì. E vorrei un grande applauso da parte del pubblico per il tuo album. Grazie, Oro, grazie, Arena. Grazie. Il non primo, sono stato abituato ai premi, perché me li sono dati sempre da solo. E ogni tanto riceverli anche da qualcun altro che non sono piacere. Io mi piace fa molto. Sempre piacere. E poi il secondo che c'hai tu è per, guarda, sì, il live multiplatino, sì, che ovviamente ti aspetta e ci lavoriamo, fa tanto piacere. E quindi è giusto anche che ogni tanto... Ma hai un terzo premio, che ti... E ho l'onore di consegnarti il premio Arena di Verona. Guarda, un grande premio. Ecco, questo io so già perché mi viene attribuito, perché... mi è venuto mentre stavo per strada per arrivare qui all'Arena di Verona e mi sollecitavano un titolo per il programma che era di Rai 1 e io pensai, poi mi venne, dico, Arena, mi sono venuti in mente i francesi, Arena, perché loro dicono Robertin, Albertot, ci mettono l'accento dappertutto, quelli pure sull'insalata credo lo mettono. E quindi premio speciale. Quindi Arena, e quindi questo me lo so guadagnato, perché sto facendo un'ottima promozione all'Arena di Verona, caso mai ne avesse bisogno, perché devo dire che invece se la cava molto bene. La motivazione è proprio questa, Renato. Premio speciale all'Arena di Verona per il progetto Arena, realizzato in questo straordinario anfiteatro che ha celebrato il tuo meraviglioso show. Grazie. Grazie, grazie a tutti di cuore da Renato, l'artigiano della musica. Sono felice di essere con voi ancora una volta. Grazie. Ma ce la fai con tutti questi? Grazie a Renato Zero e complimenti per questo progetto Zeroschi. Ho fatto il pieno. Grazie. Ciao. Grazie Renato.